Permettetemi di partire da un dettaglio del Vangelo che mi ha sempre molto colpito. C'è un momento in cui la vita pubblica di Gesù ormai è diventata una vita affermata. La sua predicazione è talmente tanto importante che lui non riesce più nemmeno a entrare nei villaggi. Tanta è la gente che lo vuole ascoltare che nemmeno le strade dei paesi riescono a contenere la folla. Gesù deve rimanere fuori da questi villaggi, predica a questa gente e la sua voce comincia a diventare una voce che passa anche attraverso la testimonianza e l'apostolato dei suoi discepoli. E questi discepoli, mandati da lui, solitamente erano mandati per preparare l'incontro con Cristo, erano mandati davanti a lui. Questo deve molto farci riflettere. Il nostro lavoro è sempre un lavoro di preparazione all'incontro con Cristo. Non è in sostituzione a Cristo, ma è qualcosa che dovrebbe rendere possibile l'incontro con Gesù. È un po' l'apostolato che ha fatto Giovanni Battista, ma il fatto che Gesù mandi i suoi discepoli prima di lui, li manda avanti a sé, dice fortemente quale dovrebbe essere il nostro carisma, quale dovrebbe essere il nostro vero apostolato, rendere possibile l'incontro con Gesù. Bene, quando questi discepoli che sono mandati davanti a lui a preparargli la strada, a preparare questo incontro, tornano da lui, tornano con un grande entusiasmo e gli raccontano che i demoni si sottomettono a loro, che riescono a guarire le persone, che la loro parola è efficace. Praticamente raccontano tutti i risultati della loro pastorale, del loro apostolato, ma sembra quasi che Gesù non sia interessato a questo, non è interessato ai risultati. Immediatamente dopo questo loro racconto, che dovrebbe essere qualcosa di straordinario perché significa che la loro vocazione, la loro missione, il loro apostolato sta portando frutto, la preoccupazione che ha Gesù è su di loro, sulla loro stanchezza, su quello che riguarda il loro cuore, la loro umanità, è preoccupato per loro. Tant'è vero che risponde a questo racconto dicendo andiamocene in un luogo in disparte, noi soli. Credo che questa sia una delicatezza straordinaria, perché spero di non mettere in crisi nessuno. Molto spesso la nostra vocazione, la vocazione di consacrazione che noi viviamo, la viviamo in funzione del nostro apostolato. Ognuno di noi ha qualcosa da fare nella vigna del Signore. E molto spesso noi coincidiamo con questo nostro da fare, con il nostro impegno. Chi ha la scuola, chi ha l'educazione, chi ha i poveri, chi ha semplicemente un ministero di intercessione. Insomma, le cose che facciamo diventano lo scopo vero della nostra vocazione. Ma il Signore ci ha chiamati a una consacrazione non perché gli interessi il nostro apostolato e i risultati che noi traiamo dal nostro apostolato, ma perché la consacrazione è la richiesta di Gesù di entrare in intimità con ciascuno di noi. Ci ha dato questa vocazione perché ci sta chiedendo di essere con Lui intimi. L'apostolato è soltanto una conseguenza di questa intimità. E quando noi ci domandiamo, Signore, che cosa vuoi da me? La risposta di Gesù è nulla. Io voglio te. E il fatto che ci sentiamo molto amati da Lui, è da lì che nasce poi il nostro apostolato, è in una sovrabbondanza di amore dentro la nostra vita che nasce il nostro apostolato. Diversamente noi dovremmo immaginarci come degli esecutori di un grande amministratore delegato, in questo caso Gesù, che siccome ha bisogno di personale per fare delle cose, chiama alcune persone per dargli da fare questo o quest'altro. Non è così. La vita religiosa, la vita di consacrazione, è una vita di intimità con la persona di Gesù Cristo. E quindi quando noi dobbiamo ripartire dalle nostre radici, non dobbiamo ripartire dalle cose che facciamo, dobbiamo ripartire da di chi siamo, dalla nostra appartenenza. Allora, quando tu entri in questa intimità con il Signore, quando capisci che la radice della tua vita di consacrazione, della tua vita religiosa, è l'intimità con Cristo,
Importa poco se fuori di te hai molti problemi o pochi problemi, se hai molte cose da fare o non hai nulla da fare, se ti senti capito o capita, o se quello che sta accadendo intorno a te sta andando per il verso giusto, perché l'unica cosa che ti aiuta a vivere è l'intimità che tu hai con Lui. E Lui è preoccupato fondamentalmente di questo. C'è una frase del Vangelo che è lapidaria e tante volte noi la rivolgiamo agli altri, a quelli che normalmente sono nel mondo e vivono un altro tipo di vocazione, ma forse la dovremmo rivolgere a ciascuno di noi e capire che è un grande monito per ognuno di noi. Dice così questa frase: a che cosa serve guadagnare il mondo intero se tu poi perdi te stesso? A che cosa serve che il nostro apostolato produce molti risultati, ma noi abbiamo perso la cosa più importante, che è la nostra intimità con Lui? Non vuole da noi questo tipo di risultato, ve lo ripeto, non perché non è importante quello che facciamo, ma non è interessato a quello che facciamo, è interessato a noi, non ci sfrutta. Gesù ci ama, è una cosa diversa. E quindi noi dovremmo sempre ripartire da questo desiderio profondo di Cristo di stabilire con ciascuno di noi questa intimità. Perché mi ha voluto sacerdote? Perché mi ha voluto religiosa? Perché mi ha chiamato in questa famiglia religiosa, in questa esperienza di vita, di consacrazione? Perché ha fatto questo? Perché attraverso questo tipo di scelta io potessi avere intimità con Lui, una relazione profonda con Lui. Quando c'è questo, tutto l'apostolato è semplicemente la grande conseguenza di questo rapporto, di questa vicinanza con Lui. Ora, sarebbe banale da parte nostra pensare che una scelta vocazionale è una scelta che rimane tale e quale per tutto il resto della nostra vita. In realtà la nostra vocazione cresce con noi, cambia con noi e ha di volta in volta, nelle stagioni diverse della nostra vita, aspettative e modi diversi di vivere. Così come una coppia di persone che si innamorano, in realtà si illudono se pensano che per i prossimi 50 anni saranno sempre innamorati. È un'illusione questo, perché l'innamoramento finisce e inizia poi l'amore. L'amore poi matura, cioè cambia. Diverso è se ami a 20 anni, diverso se ami a 40 anni, diverso è quando ami a 60 anni, diverso è quando ami a 80 anni. L'amore è sempre quello, ma matura, cambia, è come se avesse un atteggiamento nuovo, un aspetto nuovo. E questo è così anche per la nostra vocazione. La nostra vocazione dovrebbe crescere con noi, dovrebbe maturare con noi. E anche nelle nostre vocazioni noi dovremmo passare dalla fase dell'innamoramento alla fase dell'amore che matura. Molto spesso quando ci accorgiamo di non essere più innamorati, tra poco vi dirò in che modo ho voluto dividere questa mia riflessione, quando ci accorgiamo di non essere più innamorati come all'inizio, pensiamo che stiamo tradendo il Signore, o pensiamo che magari forse è cambiato qualcosa di troppo serio, anche da ammettere a noi stessi. In realtà non c'è niente di male, perché significa che la nostra vocazione sta entrando in una stagione nuova, in un modo diverso di esprimere questa intimità con Cristo, questa relazione con Cristo. Ora, significa che ogni giorno della nostra vita, ma soprattutto nei grandi cambiamenti della nostra vita, noi dobbiamo imparare a dire il nostro sì. Cioè non basta dire il nostro sì una volta per tutte. Dice, ho detto il mio sì nella mia professione solenne, di conseguenza quel sì rimane intatto. Quel sì va rinnovato, e va rinnovato man mano che tu cresci, che tu cambi, e che la percezione della vita, del mondo e di Dio stesso sta cambiando dentro di te. E non devi scandalizzarti di questo cambiamento. Non devi scandalizzarti che la tua vita assume una fisionomia completamente diversa. Allora, ho voluto individuare, ce ne sarebbero da dire tanti, ma ne ho scelti quattro momenti che sono quattro stagioni vocazionali. E forse ognuno di noi, mentre io cercherò di raccontarvi queste stagioni vocazionali e mi farò aiutare da alcune pagine della Sacra Scrittura o del Vangelo,
si riconoscerà e dirà: ecco, io mi trovo in questo periodo. E vi accorgerete che ogni periodo inizia sempre con una crisi. Non inizia docilmente, inizia sempre mettendo in crisi quello che c'era prima. E sono dei passaggi importanti, così come avviene nella vita fisica. Voi sapete che quando un bambino diventa adolescente c'è una crisi. Quando un adolescente diventa adulto c'è una crisi. Quando un adulto deve accettare di essere adulto, perché noi ci troviamo anche in queste fasi ormai, c'è una crisi. Quando l'adulto diventa anziano c'è una crisi. Ognuna di queste stagioni, ognuno di questi cambiamenti passa attraverso una crisi. Se dovessimo usare un'immagine liturgica, dovremmo dire: passa attraverso un tempo forte, un deserto, un periodo di conversione, un momento in cui sembra che il Signore stia distruggendo o mettendo in discussione tutto, ma semplicemente perché vuole tirar fuori qualcosa di nuovo da ciascuno di noi. E vedete, siccome siamo tutti figli di storie di santi che hanno fondato i nostri istituti, le nostre esperienze religiose, i carismi che ormai serviamo con la nostra vita, ci accorgeremo che anche i santi hanno dovuto convertire i loro sogni, le loro aspettative, avevano immaginato delle cose e poi in realtà la vita gliene ha riservate delle altre, e man mano che andavano avanti capivano un progetto che era vero nella sostanza, ma nel modo con cui si è realizzato poteva anche essere diverso dall'immaginazione, dalla loro aspettativa. Loro stessi hanno dovuto, ad esempio, adeguare il loro sì a quelli che erano i progetti di Dio e a lasciar da parte invece i propri progetti, le proprie aspettative. Il primo periodo vocazionale, diciamo così, che lo potremmo chiamare il tempo dell'entusiasmo. Nessuno di noi potrebbe fare una scelta vocazionale se non perché spinto da un entusiasmo. Se uno sceglie di iniziare un percorso vocazionale senza nessuna passione che lo spinga, allora lì non c'è vocazione, c'è convenienza. Ad esempio, io posso anche dire: il mondo intorno a me è difficile, fammi trovare un istituto dove posso rifugiarmi. Lì non c'è nessuna passione, c'è una convenienza, ovviamente non riguarda voi, ma diciamo nel mondo potrebbe succedere che qualcuno fa questo tipo di ragionamento. Ma c'è una passione, un entusiasmo che in realtà supera i ragionamenti e supera il calcolo, che ci fa essere in qualche misura delle persone che rischiano e delle persone che in realtà non hanno tanto prudenza quanto hanno invece il gusto di osare, di tentare qualcosa di grande, di prendere una decisione importante. Nella Bibbia noi troviamo tante volte raccontato questo tempo dell'entusiasmo. Io ho voluto scegliere due episodi della Sacra Scrittura che possono aiutarci a capire quant'è importante il tempo dell'entusiasmo e quali sono le caratteristiche del tempo dell'entusiasmo. Il primo esempio è la nascita vocazionale del profeta Samuele. Voi sapete che Samuele nasce per una sorta di miracolo, per questa grazia che la madre aveva domandato. E Samuele viene cresciuto nel Tempio dal sacerdote Eli. E questo bambino che cresce a un certo punto diventa un giovane che una notte si sente chiamare dal Signore. Dio gli parla. E guardate, c'è un momento nella vita in cui ci sembra che Dio lo capiamo e lo sentiamo come uno che ci sta parlando. Sentiamo che c'è un'intesa tra di noi talmente forte che possiamo dire: Dio mi ha parlato. Lo sentiamo nel cuore, sentiamo che c'è qualcosa che preme dentro di noi. Questo ragazzo non ha discernimento, non riesce a capire che è Dio che gli sta parlando. E chi lo aiuta? Eli, che in realtà è un sacerdote caduto in disgrazia. Un sacerdote che ormai la sua vita è andata un po' fuori binario, i figli si comportano peggio di lui, eppure questo sacerdote fa bene il sacerdote nei confronti di Samuele, perché gli dà un criterio di discernimento. La prima sera lo rimanda a letto e poi di nuovo torna
mi hai chiamato Signore? No, e lo rimanda a letto. E ancora, finché Eli non capisce che è Dio che sta parlando a questo ragazzo e gli dice come deve comportarsi. Gli dice: la prossima volta che sentirai chiamare il tuo nome, tu di parla Signore, il tuo servo ti ascolta. E dice la Bibbia che da quel momento in poi Samuele cominciò a diventare quello che noi tutti conosciamo, cioè un profeta. Allora, c'è un tempo della nostra vita in cui ci sembra di capire Dio e ci sembra che tutto sia chiaro, che cosa dobbiamo fare, e siamo capaci di grande radicalità, siamo capaci di grandi sacrifici, di grandi slanci, siamo capaci ad esempio di tagliare il cordone con quella che è la nostra storia passata, di lasciare i nostri paesi, di cominciare ad entrare in un percorso che ha anche i suoi sacrifici, le sue richieste, la sua radicalità. E in tutto questo noi ci sentiamo molto felici, sentiamo che quella è la strada giusta. Sempre nell'Antico Testamento, ad esempio, questo tempo dell'entusiasmo è raccontato nella prima fase della vita del re Davide. E sapete perché vi sto citando questa prima fase della vita del re Davide? Perché, vi ricordate, dopo che viene unto re e comincia a frequentare la casa di Saul, Saul è il re che in realtà è stato deposto agli occhi di Dio e Davide prenderà il posto di questo re. Mentre lui è lì, succede questa guerra con i Filistei. E loro sono in minoranza, sanno che perderanno. E a un certo punto il più valoroso dei soldati dell'esercito nemico, Golia, un gigante, sfida l'esercito di Saul. Ora, tutti sappiamo che cosa succede in quell'episodio. Davide si mette contro Golia. Questo episodio, anche se noi sappiamo che finisce bene, nel senso che Davide vince, attesta una caratteristica che a volte noi facciamo fatica a dire ad alta voce. Davide si comporta da incosciente, cioè come uno che non sta calcolando quanto è grande il rischio che sta correndo e quanto è piccolo lui. Ma Dio lo aiuta, perché nella sua incoscienza lui ha un'arma che gli altri non hanno, si fida di Dio. Allora, le grandi scelte della vita le facciamo sempre con un po' di incoscienza. Abbiamo iniziato questa nostra strada non per calcolo, per matematica, non perché ci conveniva. Abbiamo iniziato questo nostro percorso spinti da un entusiasmo. Anche quando una persona si innamora di qualcuno e decide che quello è l'uomo della sua vita, la donna della sua vita, che deve sposare quella persona, che deve dirgli un per sempre o che deve mettere al mondo un figlio, se tu ci pensi non fai mai nulla nella vita. Se tu ci pensi troppo a una decisione non riesci mai a prendere quella decisione, perché i contro sono sempre di più dei pro. Allora c'è un momento nella vita in cui c'è una santa incoscienza, che però non è una incoscienza vuota, è un'incoscienza che poggia su una grande fiducia in Dio. Davide vince perché va contro Golia nel nome del Signore. E vince non perché il Signore gli dà degli effetti speciali, dei superpoteri, vince per furbizia. In realtà usa bene la sua capacità di saper tirare con la fionda. Ecco, io credo che sia importante per ciascuno di noi rendersi conto che il primo periodo, il periodo in cui Dio imprime, Gesù imprime qualcosa di importante dentro la nostra vita, è proprio il momento dei grandi entusiasmi, in cui abbiamo fatto grandi scelte e queste grandi scelte portano con sé anche scelte di grande incoscienza, che però sono fatte spinte dalla fiducia nel Signore. Ahimè però, succede nella vita che diminuisce la fiducia nel Signore e aumenta invece la nostra consapevolezza. Cioè, vedete, diventiamo molto celebrali e cominciamo, maturando nelle nostre vocazioni, a ragionare molto sulle cose e a smettere di fidarci del Signore. E quando tu ragioni molto e non ti fidi più del Signore, sapete cosa accade? Che non fai più nulla, rimani bloccato. Allora, questo è un momento di crisi per noi.
il momento in cui, finiti gli entusiasmi, cominciamo a vivere la nostra vocazione di testa. E usando solo la testa e non più la fiducia nel Signore, tu cominci a renderti conto e a dire: ma chi me la fa fare? Ma chi me la fa fare di vivere con queste? Ma perché io dovrei, sto sprecando la mia vita in questa situazione? Quella persona è responsabile di me? No, non è possibile una cosa del genere. Io dovrei vivere quella missione, quel sacrificio, quella situazione estrema, perché dovrei far questo? Più tu usi la testa e smetti di usare la fiducia nel Signore, più ti sembra di essere vittima di una grande ingiustizia, dove tu rimani lì come qualcuno che è schiacciato dalle circostanze della vita. Il demonio, facendo leva proprio su questi momenti di crisi, molto spesso ci porta fuori binario. E lì non è perché i nostri ragionamenti non sono veri. Tutto quello che diciamo magari è vero, è oggettivamente vero, ma non c'è più una cosa che si chiama fiducia nel Signore. Perché hai scelto di far questo? Perché le tue consorelle erano simpatiche? Non è una buona motivazione vocazionale scegliere una vocazione perché le persone ti stanno simpatiche, perché può darsi che a un certo punto smettono di essere simpatiche. Perché fai questo? Perché quell'apostolato funzionava in quel modo? Non sempre l'apostolato dà soddisfazioni, a volte l'apostolato riserva spine. Io ho fatto quella scelta perché pensavo di fare quella cosa nello specifico, invece mi è stato sempre negato. Quando tu consegni la tua volontà nelle mani del Signore, stai dicendo che non porti più tu le redini del gioco, le hai consegnate a qualcun altro. Dov'è la tua fiducia in Dio? E cioè, questa crisi può distruggerci se usiamo solo la testa e smettiamo invece di usare la fiducia nel Signore. Di questo periodo della nostra vita non possiamo portare con noi gli entusiasmi emotivi, sentimentali, le farfalle nello stomaco, per intenderci. E all'inizio, quando pregavo con una devozione, con un trasporto, e adesso non è più così. Non è questo quello che ti devi portare da quel periodo della vita. L'unica cosa che ti rimarrà da questo periodo della vita, che è il periodo dell'entusiasmo, è semplicemente aver imparato a fidarti di Dio, così come facevi all'inizio. E la fiducia in Dio ti ha fatto commettere la più grande incoscienza della tua vita, cioè dire di sì a Lui. Guardate, nel Vangelo, e questo forse può essere un po' dissacrante da parte mia, ma mi perdonerete, no? Voi sapete che quando Gesù va a finire in croce, tutti i suoi discepoli fuggono tutti. Nell'orto degli ulivi, a un certo punto, il Vangelo annota proprio questo, e fuggirono tutti. L'unico dei discepoli che rimane sotto la croce, secondo l'attestazione proprio del quarto Vangelo, chi è? Giovanni. Perché Giovanni lo troviamo sotto la croce? È il più piccolo, è il più giovane di tutti, cioè il più incosciente di tutti. È quello che non ha paura di fare una brutta fine. Pietro, per paura di fare una brutta fine, rinnega Gesù. Giovanni è sotto la croce. Allora, dell'entusiasmo della nostra vita non possiamo portare con noi le emozioni, i grandi sentimenti, i grandi slanci. L'unica cosa che dobbiamo portare di questo momento della nostra vita è fidarci completamente di Dio, confidare in Lui, non in noi. E ve lo ripeto, funziona in questo modo: man mano che diminuisce la fiducia nel Signore, crescono i ragionamenti con la nostra testa, ma arriva un momento in cui la nostra testa diventa talmente tanto totalizzante che l'unica cosa che ti viene da dire è: finito tutto, non vale la pena, non serve più, ho sbagliato, sono uscito fuori binario, cioè la disperazione. Quando sei in intimità col Signore, tu sai che la tua forza è Lui. Non il calcolo, non quello che ti passa per la testa. Ma questa è solo la prima stagione. Passata la crisi, inizia quella che potremmo dire il tempo dell'adultità della nostra vocazione. Sapete in che cosa si caratterizza questa parte della nostra vita?
è il tempo dei grandi progetti, cioè dopo che abbiamo passato gli entusiasmi iniziali e abbiamo passato questa crisi di passaggio, subito iniziano i grandi progetti e sono i momenti in cui tu ti dai di più nell'apostolato e programmi, spingi, cominci a dire ma questi me li devo portare dietro perché ormai non hanno più nessun entusiasmo, invece vorrei fare, vorrei dire, allora progetti, fai tutte cose molto grandi, che non è detto però che sono la volontà di Dio. Tant'è vero che in questi periodi compiamo grandi opere, ma prendiamo anche grandi batoste. È un momento della nostra storia vocazionale. Ti fanno parroco in una parte, dice adesso che sono arrivato io in questo quartiere, e faremo tutto, faremo una catechesi diversa, ripenseremo gli spazi parrocchiali, grandi progetti, no? E poi c'è il confratello più anziano che ti dice ti passerà questa cosa. La consorella della tua comunità che dice sì, ci siamo passati anche noi per questa fase, ma poi verrai ridimensionato, ridimensionata, no? Invece è un periodo molto importante, è il periodo, per citare ancora una volta il buon re Davide, in cui dopo che si è assestato nel suo regno, vi ricordate, ha vinto, e ormai è un re affermato, ha costruito un palazzo, gli viene un magone allo stomaco perché si accorge che Dio non ha un tempio, che Dio è in una tenda. Allora manda a chiamare il profeta Natan e gli dice: io non dormirò nella mia casa finché Dio non avrà un tempio. Ecco il grande progetto. Sapete cosa succede? Che Natan inizialmente è felice di questa comunicazione, ma la notte Dio parla a Natan e gli dice: vai da Davide e non è come vuole lui, non sarà lui a costruirmi una casa, sarà suo figlio, non lui. E cioè in questo periodo della vita i grandi progetti servono anche a ridimensionarci, proprio quando ci scontriamo con la realtà, quando la realtà non è come ce la siamo immaginata, quando la realtà non ci corrisponde fino in fondo. Non dobbiamo rimanere male da queste delusioni, Quando ci rendiamo conto che noi abbiamo sognato in grande, abbiamo progettato in grande, abbiamo messo un sacco di energie per realizzare quello che nella nostra testa dovrebbe essere un affare per tutti, un affare per la congregazione, un affare per Dio, un affare per il Vangelo, e sembra che quello che a noi sembra un affare non si realizza. Ma Dio non ci ha abbandonati. Molto spesso in questa parte della nostra vita ci aiuta a ridimensionarci, cioè a ritrovare di nuovo la nostra dimensione e a capire che noi dobbiamo essere a servizio del progetto di Dio, non del nostro, di quello che Dio ci sta domandando, non di quello che noi vorremmo dargli. Guardate, così per ogni tipo di vocazione, anche in una famiglia uno si immagina: quando sarò sposato farò questo, questo, quest'altro, e poi ti devi scontrare invece con i limiti, con le persone che hai accanto, con quelle che sono le tue possibilità, le tue capacità. Ecco, questo è un secondo momento delicato della nostra vita. Pensiamo di essere in crisi vocazionale semplicemente perché i progetti che abbiamo nella nostra testa non riescono a realizzarsi. Ma io vi faccio ancora una domanda: perché tu sei diventata suora? Perché tu hai dato la tua vita al Signore? Per realizzare quel progetto? No, non è questo lo scopo di una vocazione. La vocazione è l'intimità con Cristo. Che ci sia o no quel progetto è secondario, non è la cosa primaria. Ma noi siamo disposti a questa libertà rispetto a quelli che sono i nostri grandi progetti, le nostre grandi aspettative? Come facciamo a reggere in quel momento, quando ci rendiamo conto che quello che stavamo aspettando non si è realizzato? Riusciamo ad affrontare questo solo e soltanto quando ci ricordiamo che la nostra vita è in mano al Signore e che il Signore sa bene quello che sta facendo e non ci ha lasciati. Allora, vedete, dall'entusiasmo ci prendiamo la fiducia. Da questo secondo periodo diciamo: la mia vita è nelle tue mani, non è nelle mie mani.
E anche se mi sembra di essere in balia delle circostanze, in balia delle cose che non mi piacciono anche, no? Faccio un esempio che magari non vi riguarda da vicino. Ma una persona può vivere in un istituto, in una congregazione, in un ordine religioso e non andare d'accordo con i propri superiori. Allora tutto quello che i superiori ti domandano ti sembra una cosa contro di te. E vivendo tu, sentendo che è contro di te, comincia a diventare una lotta al massacro. Cioè qualunque cosa queste persone fanno, tu la avverti che è contro di te. Ma la mia domanda è, la tua vita è in mano ai superiori o in mano a Dio? Dice sì, ma quello mi fa del male. Ma tu non ti devi dimenticare che la tua vita è cara al Signore e il Signore non ti abbandona anche quando ti ha messo in una situazione dove sembra che tu ti scontri, che non sei capito, capita, che non sei valorizzato, valorizzata. E che non significa, capite, farsi piacere tutto, ma significa non perdere la pace, non perdere la fiducia, perché la nostra vita è in mano al Signore. Ma se tu hai perso l'intimità con Gesù, ti rimane solo l'ingiustizia. E quando ti rimane l'ingiustizia, ricordatevi la regola generale: chi è ferito, ferisce. E quindi diventa davvero insopportabile tutto questo, perché si genera solo sofferenza. Ricevo sofferenza e ripago con la sofferenza. Il problema, lo sapete qual è? È un po' come quando a volte mi metto a confessare le coppie di sposi, no? E c'è qualche problema di coppia. La moglie è convinta che il problema sia il marito. Poi viene a confessarsi il marito, è convinto che il problema sia la moglie. Tutte e due hanno chiaro che il problema è l'altro. Quindi, se tu domandi al superiore, alla superiora, ti dice che il problema è quella persona. Se tu domandi a quella persona, dice che il problema è la superiora o il superiore. È sempre un problema quando noi pensiamo che siano gli altri il problema, A noi il Signore ci chiede di convertirci noi, di capire, ad esempio, come posso farmi santo in una situazione così difficile, quando il mondo non sta girando più per il verso giusto. Perché capite, finché tu hai 20, 30 anni, tu dici, vabbè, faccio in tempo a fare marcia indietro e a... Ma quando arrivi a metà della tua vita e dici, io ho dato la mia vita e ormai le cose più importanti della mia vita le ho vissute qua e ho la sensazione di aver sbagliato tutto. Appunto, è una sensazione. Non fidarti. La tua vita è in mano al Signore. Non avere paura. Lasciati ridimensionare, soprattutto perché i tuoi grandi progetti, se non si sono realizzati, non significa che tu hai sbagliato. Significa che la volontà di Dio ti sta portando verso qualcosa che ancora non conosci, ma a cui tu devi imparare a dire sì. Ora, capite bene questo, che se viene a mancare la tua relazione col Signore, se viene a mancare la tua intimità con Cristo, tutto il resto è insopportabile, cioè non si riesce a reggere. Quindi il segreto è sempre lo stesso. Il segreto è l'intimità col Signore, che è il motivo della nostra consacrazione. Terzo periodo della nostra vita. Questo è un periodo trasversale, in realtà lo incontriamo più volte. È il periodo della fragilità. Cioè è il periodo in cui tu ti accorgi di avere delle miserie, di qualunque tipo, psicologico, affettivo, relazionale, personale. È il momento in cui tu ti accorgi di essere un peccatore, una peccatrice. E il Signore ti permette di toccare la tua miseria perché in quel momento finalmente tu puoi conoscere la sua misericordia. Perché il problema fondamentale è che noi da religiosi, da religiose, da uomini e donne che seguono il Signore, possiamo essere utili a Lui solo se abbiamo incontrato la sua misericordia. E la misericordia la si incontra solo quando si sperimenta la propria miseria. È sbagliato giocare a fare i giusti. Nessuno di noi è giusto. San Paolo usa un'espressione che è terribile. A quelli che pensano di essere giusti, dice così: voi che state in piedi, state attenti a non cadere.
Allora tu vedi che una consorella, un confratello hanno sbagliato, hanno avuto una fragilità, una debolezza. E tu giudichi il fratello e la sorella pensando a me non succederà mai una cosa del genere. Attenti a dire questo, eh? Perché siamo tutti umani, tutti fragili, tutti capaci di fare le peggiori cose al mondo. E più tu hai la presunzione di dire a me non succederà mai, significa che tu non sai che cos'è la misericordia. C'è un episodio molto bello nel Vangelo. Gesù, non è vero che andava a mangiare soltanto a casa di Zaccheo, cioè dei peccatori, lo accusavano per questo, eh? Perché voi sapete che quando tu ti siedi a tavola e mangi il pane con qualcuno, ti contamini con quel qualcuno. E quando Gesù sedeva a tavola dei peccatori, lo criticavano, perché era come entrare in comunione con un impuro. Gesù andava a mangiare a casa di tutti, non soltanto a casa dei peccatori. Un giorno lo invitano a mangiare a casa di un fariseo, Simone, Simone il fariseo. E durante questo pranzo accade questo episodio spiacevole, secondo il padrone di casa, di una donna poco di buono, conosciuta in tutto il villaggio, che si infila in questo pranzo e riesce ad arrivare fino a Gesù, si mette ai piedi di Gesù, piange sui piedi di Gesù, bacia i piedi di Gesù, asciuga quei piedi bagnati dalle sue lacrime con i suoi capelli. Capite che il gesto è di un'ambiguità pazzesca. È proprio ambiguo quello che sta facendo quella donna, poco di buono. Il padrone di casa pensa tra sé, se fosse davvero un profeta, saprebbe che genere di donna lo sta toccando. E Gesù, conoscendo questo pensiero nel cuore del padrone di casa, gli dice: vedi Simone, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per lavarmi le mani. Questa donna, da quando sono entrato, non smette di lavarmi i piedi con le sue lacrime. Tu non mi hai dato un abbraccio di pace e questa donna, da quando sono entrato, non smette di baciarmi i piedi. Ti dirò una cosa. A questa donna sarà molto perdonato perché ha molto amato. Invece a chi gli è perdonato poco, dice, ama poco. È interessante perché significa che finché noi non facciamo l'esperienza della nostra fragilità, della nostra debolezza, significa che non facciamo l'esperienza della sua misericordia. E abbiamo sempre l'atteggiamento giudicante di Simone il fariseo. Ora, non andate a dire in giro, padre Picoco sta invitando a peccare in modo tale da fare l'esperienza della misericordia. In realtà vi sto invitando semplicemente a non scandalizzarvi quando nella vita succederà che una vostra miseria, una vostra debolezza, una vostra fragilità a un certo punto si imporrà come qualcosa che vi accompagna nel percorso. Anche quello fa parte della vita spirituale, fare esperienza della nostra fragilità. E qui la domanda è molto seria. Le nostre fragilità incontrano la misericordia o passiamo la vita semplicemente a nascondere le nostre fragilità? Capite che noi possiamo vivere un'intera vita di consacrazione tentando di reprimere e di nascondere la nostra fragilità e la nostra miseria. È troppo poca la continenza. La cosa più importante è fare entrare l'amore di Dio nella nostra miseria, è fare verità sulla nostra miseria, è accettare che noi siamo questo. Anzi, il Signore ci ha chiamato appositamente affinché questa miseria potesse diventare la grande occasione dell'esperienza del suo amore. Ecco, chi ha conosciuto questo amore se ne guarda bene dal giudicare gli altri. Chi ha conosciuto questo amore, cioè chi si è sentito perdonato così, ha sempre compassione e misericordia nei confronti degli altri. Ora, voi sapete che la prima maniera di annunciare il Vangelo è la compassione e la misericordia. Se noi non facciamo questo tipo di esperienza, se noi non abbiamo fatto questo tipo di esperienza, in realtà possiamo annunciare un Vangelo e una verità che sono percepiti dagli altri sempre come un giudizio.
e possono suscitare negli altri non salvezza, ma solo sensi di colpa. E qui si apre un grande tema per la vita religiosa, ma in generale per la vita di consacrazione. Dietro i nostri abiti ci accorgiamo che c'è un'umanità che ha bisogno che si incontri con la misericordia del Signore. Non dobbiamo occultare il nostro essere umani, ma dobbiamo lasciare che il Signore possa evangelizzare la nostra umanità, toccarci nella nostra miseria. Purtroppo, anche in questo momento storico, alcune questioni rimangono tabù. Non ne parliamo, abbiamo paura a lasciarci accompagnare, a esporre la nostra umanità a qualcuno perché ci aiuti, perché giunga l'esperienza della misericordia. Allora, vedete, siamo partiti dall'entusiasmo, poi l'entusiasmo è finito. Che cosa rimane dell'entusiasmo? Una grande fiducia nel Signore. Allora arriviamo nell'età adulta della nostra vocazione in cui desideriamo, progettiamo, facciamo, ma è anche il periodo in cui, mentre stiamo facendo questo, forse facciamo anche l'esperienza delle grandi delusioni vocazionali. Quello che ci eravamo immaginato non si è realizzato. Che cosa ci rimane di questo periodo? La mia vita non è in balia degli altri, ma è in mano al Signore. Terzo periodo, e vi ripeto, questo è un periodo trasversale. Io faccio esperienza dei miei peccati, della mia debolezza, della mia miseria. Perché Dio mi fa fare questo tipo di esperienza? Perché mi vuole usare misericordia. E perché è importante la misericordia? Perché quando io mi lascio raggiungere dalla misericordia, lì sì che sono utile al Signore. Avete mai riflettuto sul fatto che Gesù risorto non è più riconoscibile ai discepoli? Cioè i discepoli, quando incontrano Gesù, non lo riconoscono. Come se avesse delle sembianze diverse. Ad esempio, l'evangelista Giovanni dice chiaramente che la Maddalena era convinta che il risorto fosse il giardiniere. Dice, sai, è il risorto, me ne accorgo perché è luminoso, c'ha un'aureola strana, non lo so, ha dei raggi speciali. No, è talmente tanto normale l'incontro con il risorto che la Maddalena è convinta che fosse il giardiniere. Solo quando quel giardiniere la chiama per nome capisce che è il risorto. Bellissima come cosa, no? La risurrezione non è una cosa eclatante, è qualcosa che è mescolata alla nostra normalità. A volte non abbiamo occhi per accorgerci che la potenza della risurrezione sta già agendo in mezzo a noi. Ma uno dei modi che ha il risorto per farsi riconoscere è mostrare loro le mani, i piedi, il costato, cioè le ferite. Dalle ferite lo riconoscono. Guardate, questo è il metodo valido per ciascuno di noi. Che cos'è che ci rende credibili agli occhi degli altri? La nostra preparazione teologica? No. I nostri risultati? No. Mostrare come dalle nostre ferite abbiamo fatto passare la luce del risorto. Mostrare agli altri le nostre ferite e dire: guarda quanta misericordia mi ha usato il Signore. Certe volte quando sentiamo queste cose nelle vite dei santi, subito diciamo, ma era umile, ecco perché diceva così. No, guardate che i santi avevano piena consapevolezza di se stessi, per questo a volte dicevano, il Signore non ha trovato nessuno peggio di me, per questo mi ha chiamato. A volte era veramente così. Ma la grande differenza, ecco la santità, e che anche se erano i peggiori di tutti, si sono aperti all'amore di Dio e quindi sono diventati la pietra d'angolo. Sono diventati motivo di salvezza per gli altri. Ogni tanto, leggendo le storie dei santi, mi sembra quasi che i loro carismi siano legati alle loro ferite. In mezzo a voi sono le salesiane, no? Tante volte quando devo spiegare qualcosa di San Giovanni Bosco, che è un grande santo, che è stato un grande educatore, che è stato un grande maestro di carità, che ha saputo prendere sul serio la realtà, a volte noi dimentichiamo che cosa?
Giovanni è un bambino che ha perso il padre ed è stato cresciuto da una donna straordinaria che era sua madre, ma non aveva il padre. Questa mancanza è una ferita nella vita di una persona. Non avere una persona come un padre non ti lascia indenne. Avete mai riflettuto che cosa ha fatto San Giovanni Bosco per tutto il resto della sua vita? Ha fatto da padre a migliaia di persone. Il suo carisma si è costruito sulla sua ferita. Ora prendete le vostre fondatrici, i vostri fondatori, gli ispiratori, persone significative. Vi accorgerete che molto spesso il carisma di una persona passa attraverso le ferite di questa persona. Hanno sperimentato una debolezza, ma in quella debolezza hanno incontrato il Signore e ne hanno fatto un capolavoro. Uno che dice invece, no, non è vero, non sono debole, no, non è vero, non ho questa fragilità, io sono sempre perfetta, sono sempre perfetto, sono sempre... stiamo salvando la faccia, stiamo facendo i farisei. Invece no, scopriamo la nostra verità, mettiamola davanti al Signore. Allora il Signore compirà la sua opera, farà con noi meraviglie. Infatti, secondo me, abbiamo sbagliato per molti secoli a raccontare le storie dei santi come se fossero storie di alieni, di persone che sono nate sante. E come dice un detto, non c'è un santo senza un passato e non c'è un peccatore senza un futuro. Anche i santi avevano il loro passato. E a volte, se noi teniamo lo sguardo su quel passato, capiamo che lì si sono lasciati raggiungere dall'amore di Dio, dalla misericordia di Dio. Il senso di colpa, ad esempio, che attanagliava il cuore di Giovanni Maria Vianney, perché il fratello, voi sapete un po' la storia di questo ragazzo, aveva paura di andare in guerra e di morire in guerra, così si nascose e non partì come soldato, ma qualcuno della famiglia doveva partire, e partì il fratello più piccolo, e il fratello morì, e a casa gli rinfacciavano che era morto il fratello per colpa sua. È terribile, no? Vivere con il peso di sapere che tuo fratello è morto al posto tuo. Ma poi finalmente Giovanni Maria Vianney, in una confessione, sperimenta la misericordia di Dio, si sente perdonato. Sapete cosa ha fatto per il resto della sua vita Giovanni Maria Vianney? È stato uno straordinario confessore. Non è forse l'esperienza di quella ferita che lo ha trasformato in quel santo? Ecco, invece di pensare che i nostri peccati, le nostre miserie, sono soltanto cose che dovremmo cancellare dalla nostra vita, forse dovremmo cominciare a leggere i nostri peccati, le nostre miserie, come la grande occasione che il Signore ci sta dando per usarci misericordia. E quindi per renderci utili nei confronti degli altri. Dice la lettera agli Ebrei, e lo dice di Gesù, Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì. È perché ci è passato Lui che è credibile ai nostri occhi, è perché ha patito Lui che capisce me. Questa è l'intimità col Signore. Ultimo periodo della vita. Allora, l'entusiasmo, i grandi progetti, la fragilità. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa della fragilità. Solitamente per noi è valido quello che dice il Salmo. Perdona, Signore, i peccati della mia giovinezza. Come se i peccati li abbiamo fatti soltanto nella giovinezza. E ci dimentichiamo di una cosa importante, che la Bibbia è piena anche di persone che sono partiti bene e sono finiti male. Cioè che da giovani sono stati straordinari e da vecchi hanno fatto un sacco di danni. Ve ne cito uno, Salomone. Salomone è partito benissimo. Sapienza, questo ragazzo chiede la sapienza, costruisce il tempio, un re. Nella vecchiaia perde il senno. Si innamora di donne che lo fanno uscire fuori dal binario. Allora, non pensate che siccome siamo anziani allora abbiamo risolto i nostri problemi. A volte possiamo combinare guai nell'ultimo tratto della nostra vita. Da giovani tutto bene, da anziani molto male. Molto male.
Si può invecchiare male, ci si può incattivire con la vecchiaia. La vecchiaia non tira fuori soltanto benevolenza e tenerezza, a volte tira fuori anche il peggio di noi. Quindi non date per scontato che basta avere 80 anni per dire ho esperienza. Eh no, come ci sei arrivato? Ci sei arrivato a quell'età. Ultima stagione della nostra vita vocazionale. Ecco, l'ho definito così, il tempo dell'abbandono, però in senso positivo, non in senso brutto. Voi sapete che uno degli annunci che dà Gesù a Pietro è questo: verrà il tempo, dice a Pietro, in cui ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Arriva nella nostra vita vocazionale un momento in cui non ci sono più entusiasmi, non hai più grandi progetti, hai fatto l'esperienza di quanto sei fragile, finalmente ti abbandoni al Signore. Completamente. Non ti importa più nulla. Come dice un canto, non importa più né il come, né il dove, né il se. Perché? Perché è il momento in cui ti sei consegnato completamente. Questo dovrebbe essere il tempo più bello della nostra vocazione, il tempo in cui abbiamo capito che non comandiamo noi. Ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Nel Vangelo troviamo due personaggi, diversi anziani nel Vangelo fanno davvero da fondale, ma due sono famosi, uno è Simeone e l'altra è Anna. Nella loro vecchiaia incontrano l'essenziale della loro vita, fino al punto che Simeone dice: posso morire, ora posso morire. E aveva in braccio un bambino. Dice: ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, se ne vada. E Anna, con una storia di sofferenza, perché questa donna si sposa, perde il marito giovane, passa tutto il resto della sua vita in una vedovanza, ma Anna invecchia bene, fino al punto che arriva nel Tempio e anche lei profetizza. Sono quelle persone che nella vecchiaia riescono a indicare agli altri l'essenziale. La saggezza non è semplicemente nel raccontare storie passate. La saggezza è nella capacità di saper indicare dov'è l'essenziale e dire tutto il resto è contorno, non serve. Questo è l'essenziale. In questo senso noi abbiamo sempre bisogno degli anziani, anche nelle nostre comunità. Perché certe volte queste persone, soprattutto quando sono invecchiate bene, aiutano noi a non perdere di vista l'essenziale, ci ridimensionano, ci ricordano che dobbiamo guardarci con misericordia, ci insegnano come attraversare i passaggi della nostra vita, e ci ricordano qual è la cosa più importante del nostro apostolato, del nostro carisma. Cioè sono persone che ci ridanno il gusto e ti ridanno fiducia. In questo senso, quando il Papa dice che viviamo in un tempo in cui le generazioni non dialogano più, i giovani vanno per conto loro, i vecchi vanno per conto loro e solitamente si fanno la guerra tra di loro. Anche a livello generazionale a volte c'è proprio una lotta, no? Una generazione contro un'altra, non può essere questo, è il maligno che agisce in questo. Il tempo della vecchiaia è il tempo in cui è così chiaro l'essenziale che quando una persona invecchia bene è causa di comunione, non di divisione, riconcilia, non divide, ridona lo sguardo giusto sulle cose. Non dice: noi queste cose non le facevamo, facevate altre, perché ricordatevi che noi cambiamo solo il vestito, abitudini, ma solitamente ogni epoca ha i suoi problemi. Allora, e concludo, perché ho voluto fare questa condivisione?
Perché anche la liturgia ogni anno ci fa ripetere delle cose. Quest'anno stiamo vivendo la Quaresima, vivremo la Pasqua, e assomiglia la Quaresima alla Pasqua dell'anno scorso, ma noi non siamo mai gli stessi, noi cambiamo. E non dobbiamo avere paura di questi cambiamenti, non dobbiamo avere paura quando non abbiamo più entusiasmo, non dobbiamo avere paura quando siamo delusi nei nostri progetti, non dobbiamo avere paura quando incontriamo la nostra miseria, non dobbiamo avere paura quando non abbiamo più appigli perché ci siamo completamente abbandonati nelle mani del Signore. Vi lascio con quello che la liturgia ci fa ripetere ogni giorno nella messa. C'è un momento della messa in cui il sacerdote, impugnando nelle proprie mani il calice e la patena, dice ad alta voce, alzandoli verso il cielo, la dossologia, no? Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco, la dossologia segna un po' le tappe della nostra vita. Solitamente il tempo dell'entusiasmo è il tempo in cui noi facciamo le cose per Lui, per amore Suo, no? E siamo spinti, come dice il Salmo, con Dio andremo incontro alle schiere. Uno che sta andando in guerra e dice, ma sì, andiamo ad ammazzare a tutti, no? È l'entusiasmo per Cristo. E ci sono dei momenti in cui tu capisci che da solo non vai da nessuna parte e che o ti aiuta Lui o non fai il passo successivo, allora capisci che devi fare le cose con Lui. E Lui ti ridimensiona, ti riporta alla tua realtà. Ed è bellissimo quando qualcuno ti ridimensiona, perché ti aiuta a scoprirti nella tua verità. Ma poi ci sono i momenti in cui non puoi fare le cose né per Lui né con Lui. Le puoi fare solo in Lui, perché sei in braccio a Lui, completamente in braccio a Lui. Mi piacerebbe dirvi che questo periodo si trova esattamente quando la nostra età ormai è un'età matura. Ma Teresina di Lisieux è arrivata a questo momento a 24 anni. Non è una questione anagrafica, è una questione di maturità del cuore. C'è gente che nasce vecchia, ma non di una vecchiaia sana, è la vecchiaia della rassegnazione, non dell'abbandono, ve lo ripeto, è la vecchiaia della rassegnazione, non dell'abbandono. Ma quando si arriva ad abbandonarsi, il cuore ha maturato il massimo che può maturare. Ecco, io vi auguro che queste stagioni non vi spaventino, e che voi possiate dire il vostro sì sempre, nell'ora dell'entusiasmo, nell'ora della delusione, nell'ora dell'esperienza della misericordia, e soprattutto nel momento in cui capirete che la nostra eredità non è qualcosa, è qualcuno, è Gesù la nostra eredità. È il Signore, mia parte di eredità e mio calice, dice il Salmo, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica. Ecco, vi auguro di poter scoprire questo essenziale e che nessuno ve lo tolga mai. Grazie.